dottor Nicola Caretto per la tesi di specializzazione in fisica sanitaria dal titolo Studio spettrometrico e dosimetrico della contaminazione elettronica intorno ad un acceleratore lineare medicale da 15 megavolt. Lo scopo del lavoro di tesi, svolto in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati e l'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, è stato quello di determinare le caratteristiche dei neutroni di contaminazione attorno all'acceleratore lineare Primus Siemens Dual Energy installato presso l'ospedale San Camillo di Roma, selezionando la tensione di accelerazione a 15 MV. La scelta del sistema multisfere come spettrometro di neutroni è motivata dall'isotropia della buona discriminazione dei raggi gamma e dall'ampio intervallo di energie dei neutroni sul quale esso fornisce informazioni. Le misure sono state effettuate in due punti all'interno del bunker dell'acceleratore lineare da 15 MV, isocentro e in volto della prima, e per due diverse dimensioni dei campi di radiazione. I rivelatori di neutroni termici utilizzati sono fogli d'oro posti all'interno delle schede. La funzione risposta del sistema MS è stata calcolata con il codice di trasporto MCNP per tutte le diverse dimensioni delle sfere. È stato effettuato un esperimento di validazione della risposta dello spettrometro presso l'Istituto di Radioprotezione dell'Enea di Bologna, esponendo ciascuna sfera ad un campo ISO. Si è rivelato un ottimo accordo tra i dati sperimentali e quelli elaborati. Assegnando questo premio si è data la seguente motivazione. L'intento di caratterizzare da un punto di vista spettrometrico e dosimetrico la radiazione neutronica è di particolare interesse per limitare l'equivalente di dosi al paziente probabile causa di tumori secondari a distanza. Il metodo fornito per misurare lo spettro dei neutroni prodotti contribuisce allo scopo ed apre la strada allo sviluppo della ricerca sui relativi campi di radiazione. Il premio lo ritira l'autore, dottor Nicola Caretto, e la consegna della targa AIFM viene effettuata dalla dottoressa Antonella Soriani. Auguri. Ovviamente ringrazio l'Associazione Italiana di Fisica Medica e la dottoressa Soriani per aver apprezzato il mio corso di specializzazione. Grazie. Continuando. Evidente che il mio lavoro di tesi, che poi dopo nel pomeriggio di scrivere.
altri, però certamente ha bisogno di della creazione, cioè diciamo avrebbe bisogno della creazione di un gruppo di lavoro, ovviamente coordinato dall'Associazione Italiana di Fisica Medica, ma in collaborazione con l'INFN, in collaborazione anche con la Regione Lazio e con gli altri enti che sono addetti a dei settori specifici come l'ISPES, l'Istituto Superiore di Sanità. Certamente diciamo, come prospettiva un gruppo di lavoro in questo settore è importante anche per come monitoraggio della dose che si dà al paziente sotto l'aspetto delle cambi di radiazione protonica, di cui dopo parlerò e che diciamo, reputo molto importanti e sarebbe opportuno diciamo, monitorarli il più possibile, ecco, non solo sotto l'aspetto scientifico ma anche sotto l'aspetto operativo. Grazie. La cosa importante è che qui abbiamo il professor Donato che sente questo progetto, sicuramente quel voto in prima persona che ho citato, dopo ringrazierò e farò presente. Ovviamente qui è presente il professor Donato che ha contribuito in maniera sostanziale alla medicina di specializzazione, perché ha messo a disposizione non solo l'unità operativa complessa di radioterapia, ma anche proprio la macchina sulla quale sono state fatte le misure. E ovviamente di questo l'unica persona che poteva decidere di sì o di no era il professor Donato, quindi un grazie di cuore ovviamente. Questo per dire che oltre all'associazione fisica medica, anche l'associazione AIRO e altre associazioni dovranno essere coinvolte, perché questa struttura che abbiamo proposto è bene valutata pazientemente perché non ci siano impegni economici condivisi da altri, quindi impegni economici e anche lavorativi. Penso che sia una cosa molto importante decidere di fare, un po' come quando faccio un paragone modesto, quando un progetto ci propone per tutta l'Italia. Questo è un problema che riguarda tutte le macchine, è importante che si valuti insieme se fare, non fare, dove dare priorità. Anche perché ci sono discorsi di carattere epidemiologico, quindi di scelta del produttore di energia, per trovare funzioni di tutte che si vanno a trattare. È un problema complesso. Lo studio è importantissimo e veramente è stato apprezzato da tutta la commissione, da tutti gli studiani e della dottoressa Cambellisti che sono i fisici sanitari. Ma effettivamente. No, ovviamente tutto questo è dovuto alla. Questo lo dico perché per far capire come la Regione si deve veramente impegnare e come anche il governo si deve impegnare a spendere anche risorse, soldi, francamente, per poter far lavorare questi ragazzi che possono portare sicuramente un contributo anche alla salute. Ne parla una persona che ha cominciato nel 61 a fare la radioterapia, quando praticamente con un vetatrone ero completamente da sola senza strumenti, quindi eravamo in nome di tutti Italia e qualcuno, a qualche amatore che però non lavorava direttamente tutti i giorni con i malati. Per me sarebbe una grande gioia arrivare a capire se questo progetto, tanto più che ho fatto un esempio con il signor Giorgi, arriva il discetto che si parla a Frascati. No, voglio sottolineare però, dottoressa, mi scusi, voglio sottolinare che sono vecchia. No, voglio sottolineare l'importanza che ha avuto la collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Effettivamente potete pensare che sotto l'aspetto operativo non vi è una grande conoscenza del tema e quindi l'affiancamento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è stato fondamentale sia in termini di strumentazione sia in termini di metodologie. Cioè tutta la parte per esempio degli algoritmi, Monte Carlo da una parte per il calcolo delle funzioni risposte delle sfere del sistema multisfere del campo di Bohm,
più diciamo, la parte di procedura di avvolti che dopo descriverò sono state diciamo, messe a punto dalle strutture nazionali di sistema nucleare. Quindi è importante sottolineare questa cosa. Il mio ce l'ho messo e potete immaginare quanto ci ho messo di lavoro, ho collaborato direttamente con il professor Maurizio Pediccioni e vi assicuro che non è una cosa semplice. Però sia il professor Maurizio Pediccioni, sia il dottor Esposito, sia il dottor Bedogni mi hanno dato un grande contributo in termini di conoscenze e competenze. Questo è importante sottolinearlo per essere onesti, ecco. Va bene? Grazie.